Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video e finalmente in un video unboxing dove ho un po' di cose che ho preso che dobbiamo aprire insieme. In realtà aspetto ancora un altro pacco che probabilmente arriverà domani, ma nel frattempo cominciamo ad aprire questi. Allora, ho finalmente impostato una doppia camera, anche una dall'alto. Allora, ho due pacchi che mi sono arrivati ed uno che, come vedete, è stato acquistato dagli amici di Fotoema. Questo teniamolo per ultimo. Allora, cominciamo dal primo. Io da sempre utilizzo un mouse e tastiera di casa Logitech. Ho avuto PC e Mac e sì, con i Mac utilizzo la loro tastiera originale, ma da quando ho scoperto, da quando Logitech ha creato queste tastiere con le multiple connessioni, ho deciso di utilizzarle. Infatti circa 2-3 anni fa ho comprato una Logitech Craft, pagata un sacco di soldi, e tuttora la utilizzo qui a casa. E dato che io ho due macchine, due computer, una a fianco all'altro, con la stessa tastiera basta premere un pulsante ed è collegata a entrambe le macchine, quindi con la stessa tastiera controllo entrambe le macchine. Stessa cosa che posso fare anche con il mouse. Ma la tastiera ha cominciato a darmi dei segni di cedimento e quindi ho deciso di cambiarla con la nuova della Logitech, che però qui non c'è perché è il pacco che mi deve ancora arrivare. Piccolo aggiornamento, naturalmente la tastiera è arrivata. Eccola qua, in tutto il suo splendore. Ma essendo in vena di cambiamenti, ho deciso di fare un altro cambiamento, un altro upgrade da mettere vicino a lui, al mio portatile, che è lui, l'MX, Logitech MX Anywhere 3. Io sono felice possessore di Logitech MX Master 2, se non vado errato, e ne ho un paio vicino all'iMac Pro in ufficio, vicino all'altra la mia workstation che è qui. Stessa cosa come per la tastiera, anche loro, i mouse MX, possono essere collegati a più dispositivi contemporaneamente. Ed è questa la loro bellezza e io questo l'ho preso per il portatile, perché l'MX classico è un po' troppo grandicello, in realtà comunque avrei dovuto comprarlo. Preferisco avere un mouse un pochino più grandicello e con questi qua della Logitech mi sono sempre trovato divinamente. Ed è per questo che ho deciso di dotare il mio portatile di lui, un MX Anywhere 3, perché più piccino, più compatto, ma molto ben fatto. Allora, all'interno della confezione troviamo semplicemente il mouse, la pennetta Unify, che a me non serve in questo caso perché il Mac legge in automatico l'Anywhere, e il cavetto di ricarica USB-C, ma ne ho davvero tanti, quindi non lo tiro fuori neanche dalla scatola. Proverei subito, spellicolato, pellicolino attacchiamo qui, e proverei subito a collegarlo, vediamo un pochino se riusciamo. In realtà è molto molto semplice, basta accenderlo. Come vedete qui sotto abbiamo tre LED che lampeggiano. Se io clicco una volta passa al numero 2, se clicco un'altra volta passa al numero 3, ma io mi fermo sul primo, mantengo premuto, in teoria già è in modalità di pairing, quindi mi basterà andare in Bluetooth qui sul mio MacBook Pro e aspettare di vedere se mi compare. Eccolo qua, MX Anywhere 3. Non penso che si legga dalla camera superiore, ma andiamo a connetterlo. Ecco, se vado a girare il mouse adesso non lampeggia più alla posizione numero 1, ma se passo alla posizione numero 2 continuerà a lampeggiare. Posizione numero 3 la stessa cosa. Se ripasso la connessione numero 1 mi si ferma. Questo perché è già pronto, che funzionante. E questo è il mouse che utilizzerò per tutti i lavori che faccio qui con il mio portatile, e vi assicuro che ne faccio tanti. Quindi, primo acquisto visto, spero che appena mi arriva la tastiera di farvela vedere. Allora, altro pacco, questo non l'ho acquistato da Amazon, ma ho fatto una rifollia su eBay. Rifollia perché? Beh, io sono un matto che ama comprare e cambiare obiettivi, corpi macchina e quant'altro, almeno per il mio piccolo corredo. E ho preso a luglio una Lumix S5, in realtà l'ho ripresa perché già l'avevo avuta, e l'avevo presa in kit con il 2060 3556. Per un po' di tempo è stata l'unica ottica che avevo a disposizione nel mio corredo,
e mi stava stretta perché era un po' scuretta. Non appena ho avuto la possibilità, l'ho subito venduta su eBay. Devo essere sincero, davvero per pochi soldi. Mi sono reso conto che quell'ottica kit era davvero fenomenale, perché era leggera, sì di plastica, sì scuretta, ma era un 20 mm. E senza dover comprare necessariamente un 16-35, che io mi potrebbe piacere, potrei utilizzarlo per un po' di fotografia, di paesaggio, beh, con l'ottica kit avrei potuto tranquillamente scattare fotografia. Non per forza fare video. Ed ecco che su eBay mi sono ripescato il 2060. Trovato un ragazzo che, come me, da kit l'aveva scorporato, appena comprato, e ho fatto la rifollia di riacquistarlo. Un'altra cosa di cui sono innamorato sono le action cam. Ma da un po' di tempo non ne posso dire neanche una, perché quando le provo, io non le uso tantissimo perché non sono un enorme sportivo, ma cerco di averne sempre una perché non si può mai sapere, può sempre tornare comodo. Ero un po' stufo di GoPro, ho avuto la GoPro 9, l'ho provata per circa un mese e poi l'ho tolta da dietro. Perché era sempre la solita buona GoPro. E non facendo tantissimi sport che mi richiedevano action, mi sono detto, beh, perché dovrei continuare ad utilizzarla? E quindi l'ho data dietro, dato che ero nel periodo di reso su GoPro.com. Quindi i miei amici di DJI hanno presentato un prodotto davvero molto interessante e io sono andato dagli amici di Fotoema a prenderne un esemplare. Stiamo parlando della DJI Action 2, questa. DJI Action 2 che viene fornita, viene posta sul mercato in due kit differenti, quello base dove abbiamo la fotocamera che non è altro che la nostra Action Cam e un modulo batteria. Mentre quest'altro kit, quello che ho preso io, questo bundle qua da 5,29 se non vado errato, comprende la Action Cam e il modulo monitor batteria. Molto interessante, andiamo a spacchettarla insieme e vediamo che cosa contiene. Poi naturalmente per un'eventuale recensione, review, test, fatemi sapere se è una cosa che può interessarvi, l'andiamo ad affrontare insieme, l'andiamo a provare. Sicuramente in questo video vi do quelle che sono le informazioni di base e poi andiamo a vedere i risultati. Allora, all'interno della confezione abbiamo sicuramente il nostro modulo, ah, piccolino, bene, molto molto piccolo, il nostro modulo, questa è la nostra action cam, in poche parole, davvero piccolina, questa è la nostra action cam e poi abbiamo il modulo batteria supplementare, nonché monitor sul retro e abbiamo la possibilità di registrare su micro SD, perché se utilizziamo soltanto questo modulo registreremo sulla memoria interna, se invece utilizziamo quest'altro abbiamo la possibilità di registrare su questo e quindi sulla micro SD che andiamo a posizionare. Ma la vera genialata di questo modello è questo, il fatto che sia totalmente magnetico e quindi con un semplice clack lo scolleghiamo e con un clack lo ricolleghiamo. Questa, signori, è la vera modularità che cercavamo. Questo vale tutto. E non solo è magnetico, ma anche dei piccoli gancettini che ci permettono e ci assicurano il mantenimento dello stesso. E vedo che è molto molto resistente. Degli accessori che sono uno, se non vado errato, il mount. Ok. Questo che è il mount da cavalletto classico, abbiamo naturalmente come sistema di gancio e sgancio la calamita e poi qui sotto qui abbiamo la vite da 3/8, quella classica da cavalletto, insomma. Oppure quindi abbiamo molte possibilità perché noi possiamo prendere questo sistema qui, che è quello con la gomma che noi possiamo andare ad appiccicare un po' ovunque, avvitarci sopra questa e metterci la nostra cam sopra. Questa cosa molto interessante perché possiamo andare a richiuderla per non sporcarla. Benissimo, DJI, mi sei piaciuto davvero tanto. Poi da quest'altro lato abbiamo il cavetto USB-C per la ricarica. Abbiamo un altro accessorio per il mount. Vediamo un pochino. Ah, questo è quello forse più interessante, ne parliamo fra pochino. E poi abbiamo il classico mount da
per gli accessori GoPro, per intenderci. Semplice attacco a vite, quello classico, insomma, per tutti gli accessori GoPro, e sopra ci andiamo a pinzare la nostra action cam, molto simpatico. Ed infine abbiamo questo, il laccettino da collo sportivo con cui noi possiamo andare a... Perdonatemi, stavo andando un attimo in difficoltà. Questa va qui e questa va qui. Perfetto, abbiamo la nostra action cam al collo, con cui praticamente possiamo muoverci, agitarci e fare la nostra attività. Ecco, mettiamola in questo modo. Quindi questo pezzo è composto da due elementi magnetici, questo non lo avevo capito, molto ma molto interessante. Abbiamo la possibilità di registrare fino in 4K a 120 frame al secondo, e questa è un'ottima notizia. Dalle recensioni dicono che scalda tanto, questa cosa l'andrò a provare perché sono molto curioso. Modalità secondo monitor: in realtà noi dietro all'action cam in sé abbiamo il primo monitor, il secondo è per ottenere un effetto selfie, quindi ci vediamo in questo modo. E sotto il pacco batterie non abbiamo possibilità di agganciare un altro supporto, a meno che questo non sia magnetico. No, è magnetico anche questo, quindi, detto una grande svalvolata, possiamo attaccarci praticamente tutto. Possiamo agganciare anche questo pacco. Ok, stavo dicendo una fesseria. Ad ogni gancio abbiamo il nostro gancettino, e questa, signori, è l'idea di modularità secondo DJI, e secondo me è davvero molto valida. Insomma, io penso di aver finito per questo unboxing, e vi ringrazio per aver visto questo video, e se vi piacciono i video di questo genere dove apriamo cose e ne spacchettiamo cose, fatemelo sapere, che così ne facciamo di più, ne facciamo altri. Se vi interessa avere una review sulla DJI Action 2, beh, fatemi sapere, così la facciamo. Beh, cos'altro dirvi, signori? Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo semplicemente di iscrivervi al canale e di venirmi a trovare su Instagram, e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.